situazione dell'ospedale di Subiaco è che ormai è decretata la chiusura. Con questo provvedimento regionale di fatto si decreta la chiusura dell'ospedale, la riduzione da 90 posti letto a 15 posti letto, l'eliminazione del pronto soccorso e la trasformazione in primo soccorso, quindi soltanto diurno e non più H24, l'eliminazione del servizio di rianimazione, quindi di fatto si decreta la fine di una presenza sanitaria straordinaria ed importante nella Valle dell'Aniene, l'unica presenza che abbiamo. Siamo in un contesto di una macro area dove ci sono 1,5 milioni di abitanti, dove il primo riferimento sarebbe Tivoli e poi il Sandro Pertini a Roma, quindi immaginate quale difficoltà e quante problematiche dobbiamo affrontare come territorio. Ci pare una cosa veramente incredibile, ecco, diciamo che siamo arrivati alla farsa. Dopo l'aver avuto dalla Regione la possibilità di trasformare l'ospedale in ospedale montano, come dicono alcuni striscioni, di fatto invece ce lo ritroviamo dopo un anno che rischia la chiusura. E quindi su questo la popolazione giustamente ha avuto una reazione forte, spontanea, ed oggi si è realizzata con il blocco proprio dell'autostrada 24. Noi continueremo le nostre proposte, cercheremo di non danneggiare i cittadini, cercheremo di non dar fastidio a nessuno, però abbiamo il diritto di far sentire alla Regione, di far sentire al Presidente della Regione quali sono le nostre difficoltà. Abbiamo bisogno di concertare con lei quella che dovrà essere la sanità per il nostro territorio e innanzitutto la possibilità, la volontà, la presenza del presidio sanitario, quindi che l'ospedale Angelucci resti tale, che rimanga ospedale, che sia a disposizione della Valle dell'Aniene, 40.000 abitanti che hanno gli stessi diritti dei cittadini di Roma. Grazie. Bravo, bravo Presidente! Avete sentito? Ma chi è?